Ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Come ve la passate? Allora, qui a Torino oggi la giornata è un po' bruttina, un po' grigia. Nonostante sia primo pomeriggio, c'è poca luce. Questo mi dispiace, però io sono proprio di fronte alla finestra, anzi mi sposto anche un pochino, perché magari vedete un po' più di luce, però in realtà, oggi la giornata è piuttosto brutta, quindi, la luce rimarrà questa per tutta la durata del video. Allora, all'interno del video di oggi di che cosa parliamo? Parliamo di un argomento che vi piace sempre tantissimo, vi appassiona molto anche me e quindi dedichiamoci più tempo possibile a questo argomento, perché so appunto che i video che lo trattano, sono molto apprezzati, ecco. Mi raccomando, ci tengo a sapere la vostra opinione. Allora, all'interno appunto del video di oggi vi vado a raccontare quattro profumi. All'inizio della settimana scorsa la mia amica Irene mi ha fatto arrivare un pacchetto. Tra l'altro, Irene, ti ringrazio e ti mando un bacio. Mi ha fatto arrivare un pacchettino con 9 o 10 fragranze. Ora non ricordo il numero giusto, ma se non sbaglio dovrebbero essere 9. Mi ha mandato, se non sbaglio, allora, due campioncini proprio di profumeria, quindi piccolini, 6 o 7 campioncini così, fatti proprio da lei, quindi semplicemente degli spruzzini, degli spray che contengono circa 10 ml di profumo per farmeli provare e poi mi ha mandato un profumo intero. Siccome ho capito che i video che apprezzate di più sono quei video che durano poco, ho deciso di non accorpare tutte queste recensioni insieme, ma di farci almeno due video. Così passiamo più tempo insieme, ma non vi sto a raccontare le cose per mezz'ora. Allora, all'interno del video di oggi, come vi ho detto, vi parlo di questi profumi, vi do le mie personalissime opinioni. Se voi conoscete questi profumi e avete delle opinioni diametralmente opposte alle mie, va benissimo così, ci mancherebbe. Allora, cominciamo subito, se no mi perdo troppo in chiacchiere. Ho già fatto 7000 gaffe. Cancellato questo video 45 volte, forse oggi, adesso è la volta buona. Forse, ma non è detto. Ci sono quelle giornate in cui non riesco a registrare, non riesco a parlare. Allora, partiamo da un profumo, profumo di nicchia. Il marchio è Farmacia Sant'Annunziata e il nome di questo profumo è questo qui, Fiore di Riso. Perfetto. Profumo del 2011, ambrato floreale unisex. Vi vado a leggere le note. Note di testa, bergamotto, tangerino, mandarino. Note di cuore, gelsomino, rosa, zenzero. Note di fondo, benzoino, vaniglia, fava tonka e muschio di quercia. Allora, questo è un profumo che appena l'ho spruzzato mi ha catapultato nel 2001. Ebbene sì, nato nel 2011, siamo nel 2021, mi ha catapultato nel 2001. Sono coincidenze? Forse no. Chissà, mi viene in mente Crozza quando prendeva per il culo Voyager e diceva Katzenger. Ecco, saranno coincidenze? Chi lo sa. Mi ha catapultato nel 2001. Allora, nel 2001, 20 anni fa, avevo 15 anni e mezzo, 16, diciamolo. Sono nell'anno dei 36, quindi 20 anni fa ero nell'anno dei 16. Allora, nei primi anni 2000, dove non c'era ancora la crisi, economica che c'è adesso, anzi nel lontano 2001 c'erano ancora le lire, i negozi erano tutti aperti e io vivevo la mia adolescenza in quel di Ivrea e Poredia, perché io sono eporediese. Benissimo, sebbene io all'epoca avessi già 16 anni, non è che uscivo poi tanto spesso il sabato pomeriggio con le amiche. Avevo un ristretto gruppo di amiche e qualche volta, ma non sempre, siccome io sono stata sempre un tipo piuttosto mammone e lo sarei tuttora, senza vergogna. Ok, niente, di nuovo l'anteprima del telefono si è persa, ma non importa. Mettiamola così, chi se ne frega. Allora, sebbene io fossi un tipo piuttosto mammone, capitava che qualche sabato pomeriggio appunto uscivo con le amiche. Andavo con le amiche appunto in via Palestro, che è la via appunto centrale di Ivrea. Via Palestro e via Arduino. O si partiva da via Palestro e si arrivava fino in punta via Arduino, o si partiva da via Arduino e si arrivava fino in punta via Palestro. All'epoca c'erano tutti i negozi aperti, c'erano ancora le lire, diciamo che il commercio poteva ancora essere un po' fiorente, no? Perfetto. Io avevo un mio negozio prediletto all'epoca. Il mio negozio prediletto era un negozio etnico. Tuttora sono abbastanza affascinata dai negozi etnici. Ce n'è uno qui a Venaria molto carino che si chiama Taia. Vi consiglio di andarci se siete di qua e non ci siete mai stati.
Tuttora sono affascinata da questi negozi etnici, però diciamo che 20 anni fa rappresentava proprio la novità, adesso è già una cosa un po' più vista, no? Già vista e sentita. Niente, lì in punta, diciamo, non proprio in punta via Arduino, diciamo a metà di via Arduino, sì, quasi, quasi all'inizio di via Arduino, c'era questo negozio etnico che ovviamente tuttora non è più presente, ovviamente tuttora no. Che ovviamente ora non è più presente, tuttora non c'entra nulla. Era un negozietto piuttosto piccolo, aveva due vetrine ed era un negozio etnico. Che cosa vendeva? Vendeva abbigliamento etnico, gioielli, bijou, incensi, tutta roba etnica, stile etnico. Io ho comprato poche cose lì perché tutto quello che c'era lì dentro costava molto. A 16 anni io avevo la paghetta che mi dava mia nonna Dolly, 10.000 lire alla settimana, e con quei 10.000 lire magari mi compravo gli orecchini di cocco, l'anellino di cocco, gli orecchini fatti con legno di bambù, gli orecchini di fil di ferro con la foglia di canapa, insomma, mi compravo queste cavolate qui. La cosa più costosa che mi è stata regalata da mia mamma in questo negozio è proprio un golf di alpaca, golf tipico peruviano con delle margherite, bellissimo, che tuttora mia zia indossa e ha 111.000 lire. Ma non ci distraiamo, allora perché questo profumo mi ha catapultato nel 2001? Perché questo profumo ha lo stesso identico odore che c'è dentro i negozi etnici, in special modo quel negozietto lì, Etnias. Allora, che note senti, Silvia, di tutte queste note che ci hai elencato e ci hai detto poco fa? Sinceramente è un profumo talmente ben amalgamato che io non riesco a distinguere manco una nota. Quello che riesco a distinguere sicuramente è che è un profumo speziato, che ha però una base di talcato. Quindi un profumo in cui la componente speziata la fa da padrone, quindi è la più potente, la più forte, però comunque si adagia su... diciamo un sottofondo talcato. Io non amo i profumi talcati, ma qui questo proprio mi fa volare indietro nel tempo, quindi mi piace da matti. È veramente veramente buono, si sentono tante spezie, mi viene in mente anche qualcosa di incensato, qualche incenso, ma non gli incensi clericali che si sentono in chiesa, proprio gli incensi quelli legnosi, proprio tipici da negozio etnico. Ecco, quindi questo profumo mi piace perché mi ha riportato a galla questo ricordo di 20 anni fa. Mi piace tanto, non so se voi conoscete l'odore che si sprigiona in questi negozi, io lo trovo proprio peculiare, tipico, e quando ho spruzzato questo profumo subito ho detto cazzo, Etnias, 2001, i pomeriggi in via Arduino, ok. Allora, è un profumo molto potente, per cui è il classico profumo, profumazzo, che se fate uno spruzzo in più del dovuto può causare morti, feriti, svenimenti, giramenti di testa, perché è molto potente, è molto forte. Mi viene da dire più o meno lo stesso discorso che vi ho fatto con gocce di resina di Erbario Toscano. Sono quei profumi particolari, quindi diversi un po' dalla moda del momento, che però se vi sbagliate, fate uno spruzzo in più, diventano letali. Ce ne sono tanti nella profumeria commerciale, come ad esempio Opium, Aura di Thierry Mugler, anche Faraway di Avon, ce ne sono anche altri. Proprio tedianti sono questi qui che vi ho detto, però ce ne sono tantissimi. Quindi con questo bisogna fare attenzione con le spruzzate. Che dirvi? Qui su Fragrantica viene scritto unisex. Sì, può essere unisex, perché come vi ho detto è un profumo speziato con questo sottofondo talcato, non c'è questa grande dolcezza, c'è un po' di dolcezza ma non è così forte. Lo sentirei bene su un corpo maschile, ma sinceramente lo preferisco su un corpo femminile, cioè su di me mi piace di più, diciamolo meglio, mi piace di più sentirlo su di me rispetto che sentirlo su Simone, però ci può stare che sia definito appunto unisex. Andiamo avanti, se no mi perdo. Allora, secondo profumo, Alien o Sublime. Quindi questo è uno dei tanti flanker di Alien, di Thierry Mugler, ovviamente. Profumo del 2017, ambrato legnoso. Note di testa, arancia galbano, note solari, mandarino, limone. Note di cuore, gelsomino, tiare, fiore d'arancio, fiore di ciliegio e eliotropio. Note di fondo, ambra bianca, vaniglia, cashmiran e vetiver. Allora, partiamo dal presupposto che a me il profumo Alien, proprio il capostipite, lui, quello con la boccia viola, mi piace tantissimo. È un profumo che mi ha regalato Simone qualche anno fa, sì, e mi è piaciuto
tanto tanto tanto, mi piace sempre tanto, nonostante sia un profumo inflazionato, che lo usano 8 miliardi di persone, che ne vendono 1,5 miliardi di dupe, compresi, che ne so, io Ioderma, equivalenza, eccetera eccetera, nonostante tutte queste cose, a me Alien è un profumo che continua a piacere, è un profumo che quando lo spruzzo mi dà delle buone sensazioni, delle vibrazioni positive, per cui continuo ad usarlo. Se ce l'ho in casa lo uso molto volentieri, sia per uscire che per stare in casa, perché è proprio un profumo che personalmente mi fa star bene. Di tutte le note che vi ho appena elencato, sinceramente io ci sento il gelsomino, che tra l'altro è secondo me una colonna un po' portante dell'Alien capostipite, ma anche di questo flanker si sente molto bene. Questo flanker, a differenza di Alien, no, diciamolo meglio, non ha molte differenze rispetto ad Alien, è molto simile, molto somigliante. Secondo me è una versione un po' più potenziata, una versione un po' più gialla. Infatti la boccetta originale di questa Eau Sublime è proprio gialla, non è viola. Quindi secondo me gli hanno aggiunto queste note solari, come note di testa, che gli danno questa cosa di renderlo un po' più portabile anche nella stagione calda. Personalmente a me nella stagione fredda o calda mi è sempre stato indifferente, perché è un profumo che non sprigiona calore, quindi non mi ha mai accaldato o oppresso o strizzato le meningi. È sempre un profumo che, come vi dicevo prima, a me incoraggia, mi energizza, mi vivacizza, quindi mi piace. Se è possibile, questa versione qui, Eau Sublime, è più potenziata, più gialla e più solare, quindi secondo me è un po' più, ancora più sbarazzina, ecco, ancora più spensierata, quindi la vedo molto adatta all'estate. Mi piace veramente tanto, però lo trovo molto simile ad Alien, quindi se in casa avete Alien, io non comprerei la Eau Sublime, sinceramente, perché lo trovo molto simile. Non ha queste grandi caratteristiche da dire, in Alien si sente il gelsomino, qua si sente, che cazzo ne so, il fiore di ciliegio. C'è, ma non si sente. Boh, mi piace molto. Questi due profumi che vi ho presentato, Fiore di Riso di Farmacia Sant'Annunziata e Alien Eau Sublime di Thierry Mugler, mi piacciono veramente molto e ve li ho mostrati per primi. Gli altri due che vi vado a descrivere in questo momento, sono i profumi che mi hanno convinto di meno. Partiamo da questo qui. Allora, Innamorata Lovely Rose di Blue Marine. Innamorata Lovely Rose, profumo del 2013, floreale fruttato da donna. Note di testa, bergamotto, limone, lampone, lime, mela verde. Note di cuore, petali di rosa, gardenia e fresia. Note di fondo, muschio, cedro e ambra. Allora, facciamo una piccola, come dire, premessa. Io non amo la nota della rosa. Ho analizzato nell'ultimo anno, anno e mezzo, diversi profumi che contengono questa nota. E devo dire che la maggior parte, non dico che non mi piacessero, però non hanno mai conquistato, non sono mai entrati nella mia categoria di profumi preferiti. O non sono profumi che io vado a cercare. L'unico profumo alla rosa che mi ha colpito e mi è piaciuto tanto perché aveva una composizione diversa, cioè la rosa non era predominante, è la rosa di Bottega Verde. Però ne ho provati tanti, ho provato l'Ombre d'Enlow di Diptyque, ne ho provato uno del marchio Frédéric Malle, disegnato da Dominique Ropion, forse si chiama Une Rose, può essere. Poi avevo provato Donna di Villoresi, poi avevo provato Eau de Givenchy, no scusatemi, Eau de Mademoiselle di Givenchy, Eau de Moiselle di Givenchy, ok? Quindi, allora, i profumi alla rosa non fanno per me. Perché? Perché? Questo non ve lo so dire il motivo. Proprio l'odore della rosa è uno di quegli odori che a me non comunica niente di che. E infatti in questo profumo purtroppo io ci sento sempre la classica rosa un po' annacquata, slavata e pallida. Io purtroppo quando sento questo tipo di nota, questa rosa qui purtroppo la mia mente fa subito l'analogia di portargli vicino l'acqua di Rose Roberts, che ha un odore che a me non è mai piaciuto. Non dico che è cattivo, personalmente non mi piace, non mi incuriosisce, non mi incoraggia a spruzzarla, ad usarla, per cui non mi piace. Ha due caratteristiche, diciamo, che lo rendono leggermente più piacevole questo profumo. La prima caratteristica è l'apertura, perché l'apertura si sente questo acidulo dato un po' dal limone, un po' dalla mela verde. La mela verde suppongo che sia una nota ovviamente sintetica.
creata, diciamo, sulla base delle mele Granny Smith, che sono quelle mele verdi, croccantissime, molto acidule. A me non piacciono per niente, mi piacciono le cose croccanti, la frutta croccante, ma acidula no. Quindi secondo me qui si sente tanto la Granny Smith. Purtroppo però subito dopo questo limone e questa mela evaporano e si sente proprio questa rosa slavata, pallida, annacquata, come la volete chiamare, questi petali di rosa buttati nell'acqua. A me purtroppo non piacciono. Il dry down diventa leggermente più interessante per me perché appunto si va a sestare, diciamo, su un fondo ambrato, quindi non voglio dire che sia originale perché non è un profumo originale manco per niente, assolutamente. Però è più gradevole al mio olfatto questo sottofondo, scusatemi, questo dry down ambrato. Ecco, mettiamola così. Non lo trovo né un profumo originale né un profumo che andrei a cercare, per cui tra i quattro profumi che vi mostro oggi è quello che mi è piaciuto di meno. Vi ripeto per l'ennesima volta, non è un cattivo profumo, ma è un profumo, non mi fa neanche star male, non mi nausea, ma è un profumo che non mi dà niente. Ecco, tutto lì. Che altro dirvi di questo profumo? Non ha neanche una grande persistenza, perlomeno su di me. Ho notato che più lo spruzzo, più dura. Se faccio due spruzzate, dura un'oretta e mezza, ecco. Quindi diciamo che le spruzzate sono, la durata è direttamente proporzionale alle spruzzate che date, mentre invece ci sono profumi come quello di prima, Fiore di Riso, che bastano due spruzzate e due o tre spruzzate e veramente siete inondati da questo odore speziato etnico, ecco. Questo qui no. Due o tre speziate, due o tre spruzzate dura un'oretta e mezza. Più spruzzate fate, più dura. Mi sto perdendo, eh. Cioè, oggi non era la giornata per registrare video, io questo lo so, me ne sono accorta. Quindi, innamorata Lovely Rose, no, non è un profumo che mi solletica l'idea. Altro profumo che non mi ha completamente soddisfatto è questo profumo qui. Si chiama Burberry Barberry Brit Rhythm 2014, l'anno di uscita di questo profumo, che è un floreale muschiato legnoso. Ovviamente sto leggendo le note perché a memoria non le so. Note di testa lavanda, peperosa, neroli e aldeidi. Note di cuore, iris, foglia di mora, fiore d'arancio, petali di fiori. Note di fondo, note legnose, vetiver, cedro, cumarina e muschio. Allora, che dirvi? Questo è uno di quei profumi, indovinate un po', dove io sento tantissimo l'iris. Basta profumi all'iris. Io quando sento, ecco, mi sono pure tolta il brillantino. Quando sento dei profumi che hanno sempre come nota dominante l'iris, mi viene da dire basta. Cioè, la profumeria è piena, strapiena di profumi muschiati, talcati, che hanno come nota dominante l'iris. A me personalmente mi hanno stufato. Non li sopporto più. Tutte le volte che una casa cosmetica, una casa profumiera vuol fare un profumo di facile gradimento, o me lo fa gourmand, o me lo fa fruttato, o ci sbatte dentro una chilata e mezza di iris, così il profumo diventa talcato e tutti, buono, sa di pulito. Vabbè, io sono diversa, nel senso a me i profumi muschiati talcati non sono tra i miei preferiti, ma non posso dire che non mi piacciono, non sono tra i miei preferiti, ma sinceramente li trovo molto comuni, molto banali. Io sono satura, perché profumi come questo, almeno sempre secondo me, ne è piena veramente la profumeria, cioè ce n'è un milione. Quindi non vedo perché una persona, non capisco il motivo, dovrebbe comprare Burberry Brit Rhythm piuttosto che un altro profumo muschiato talcato, visto che ce n'è tantissimi. Boh, io non lo trovo così buono, così originale. Quando leggi la piramide, senti peperosa, lavanda, dici cazzo, sì, meno male, un po' di lavanda, un profumo rinfrescante, aromatico, che sa un po' di olio essenziale, è anche rilassante l'odore della lavanda, ma magari lo sentissi, ma magari. Qua proprio io non lo sento, sento le aldeidi, quello sì, però l'iris la fa veramente da padrone. Io purtroppo quando c'è l'iris, petali di fiori, iris, la composizione è banale. Non lo so.
Vi ricordate quando vi ho recensito Violetta di Bottega Verde, che è un profumo di Bottega Verde con nota dominante la viola, però c'è sempre questo sottofondo di iris. Basta, cioè, tutti questi profumi con l'iris, avete rotto. Ma io ho capito perché le profumerie, le case profumiere tirano fuori questi profumi, perché la gente quando annusa un profumo muschiato o un profumo talcato, dice subito, associa questi due effluvi all'odore di pulito. Boh, per me non è così. Non è che lo associo all'odore di sporco, però non, talcato per me è banale. Muschiato, meno banale di talcato, però è comunque sempre banale. Quindi sono sempre quei profumi che ce n'è un miliardo in profumeria, che costano magari anche meno di Burberry. Boh, non lo so. La lavanda non la sento, sento solo tanto iris, sicuramente il muschio ce lo sento, quindi è una fragranza muschiata ma anche tanto talcata. Non ci trovo niente di originale, niente di innovativo. Io vado sempre a ricercare piramidi olfattive un po' più o variegate, nel senso che hanno tante note ben miscelate tra di loro, dove ne spicca una un po' più eccentrica, oppure anche quelle piramidi molto molto semplici che però hanno quel guizzo che a me fa star bene, ecco, mi dà allegria, vibrazioni positive. Purtroppo questo Burberry non è cattivo, è un buon profumo, ma ce n'è un miliardo uguali, quindi non spicca per originalità. Quello che posso dire di questo profumo, che ne sono abbastanza certa, che secondo me usato nella stagione invernale può dare più soddisfazione che usato adesso. Siamo in primavera, la giornata fa schifo oggi, ma comunque siamo verso la bella stagione, quindi verso il caldo, non mi metterei un profumo muschiato talcato. Lo preferirei d'inverno, magari nell'autunno ben inoltrato, ecco, perché non, secondo me sprigiona calore e non è il caso, quando fa già caldo, di buttarsi qualcosa addosso che sprigiona troppo calore, giusto? Bene, il video è finito, sono riuscita a registrarlo, anche se oggi non era la giornata giusta perché mi si è girata la lingua 45 volte, ho fatto 70 volte questo video, voi non sapete, non so come mai. Allora, fatemi sapere se conoscete questi profumi, se li avete mai provati, che cosa ne pensate, se io vi ho incuriosito, e noi ci vediamo un prossimo video, che non vado a registrare oggi perché se già questo è venuto uno sfacelo, pensa al prossimo. Un abbraccio e un bacio. Ciao!